abitate, ma non sono zone deserte. Qui la gente c'è e deve farsi sentire, deve essere compatta, deve organizzarsi. Assolutamente. Allora, qui probabilmente l'azienda non ha fatto, come in altri casi si fa, studi di fattibilità basati sulla comunicazione. Allora, chi sta proponendo il ritorno al nucleare sta pagando fior di soldi per fare studi un po', diciamo, nascosti e sotterranei per vedere quanto impatto avrà questa scelta sulla popolazione delle zone interessate e quindi quanto dissenso dovranno gestire. Qui secondo me non è stato fatto niente di tutto ciò, perché si è pensato, beh, quella è una zona del Piemonte un po' abbandonata, una zona un po' depressa, non c'è un turismo forte, la gente è poca e sparpagliata, cosa diranno mai sti contadini, sti valligiani? Allora dimostriamo che non siamo solo contadini e valligiani che non capiscono niente e che stanno zitti, perché non è così. Vuol dire avere dei momenti di incontro in cui ci si scambia idee come questo, ma anche come altri, una bella festa sul Giarolo, tutti quanti in cui si trasmettono le informazioni, in cui si trasmettono le idee. Noi abbiamo fatto le feste di quartiere, abbiamo invitato i bambini hanno fatto i disegni, sono venuti gli anziani. Sono poi arrivate le televisioni, perché oggi conta questo, contano le televisioni, contano i giornali, contano i giornalisti, che sono persone preziose, che possono fare molto, se ci credono, per appoggiare gruppi di cittadini, che non sono gruppi dissenzienti o gruppi di rompiscatole, sono gruppi di persone che vogliono avere consapevolezza di quello che succede attorno a loro. E ripeto, i giornalisti sono persone che possono aiutare molto, possono aiutare gli insegnanti, sono molto importanti perché gli insegnanti sono in contatto con i bambini, sono in contatto con i ragazzi, possono spiegare quello che sta succedendo sul loro territorio e possono non certo condizionarli, ma motivarli a pensare e a fare delle scelte assieme alle loro famiglie. E possono motivarli a partecipare alle occasioni di incontro che io spero ci saranno. Anche qui abbiamo appunto su queste zone dove sono previsti i lavori, si facciano delle belle feste, molto semplici, le torte, le bibite, i banchetti, e lì si parli alla gente. Questo serve molto. Grazie per quello che fate. Ricordare una cosa, la signora ha citato le Canarie, le Canarie comunque c'è da ricordare che lì l'energia che viene prodotta viene utilizzata dagli Ah, abitanti, non certo. è che viene l'impresa che la porta e la vende e ricava i milioni, sono gli abitanti che la usano lì, prima cosa. E seconda cosa, è molto importante quello che ha detto lei sul discorso di svendere il nostro territorio, cioè noi praticamente Regalare. regalare il nostro territorio. Noi siamo territori spopolati, dove comunque c'è un certo tipo di agricoltura che adesso non c'è più e sono diventati marginali. Questi signori qua vengono e pensano appunto di trovare un territorio disgregato, comunque persone, cioè un territorio debole. A me è quello che mi fa anche arrabbiare. Noi non siamo un territorio debole, noi siamo persone che vogliono aver cura del proprio territorio comunque. Selvapiano mi conoscono molti. Io abito a Selvapiana perché io amo la natura e soprattutto perché voglio che queste zone vivano. Nello stesso tempo, però, correttamente, io inizialmente ero contraria. E poi, però, devo anche dire che io abito sopra Selvapiana e spesso vedo le luci del paese che si spengono. Luci che si spengono perché gente muore e nessuno viene più a vivere lì. Quindi mi metto proprio con animo aperto per capire bene se questa può essere una possibilità per noi di far vivere queste zone. Perché io vado a camminare sull'Ebro, sul Fiacco, sul Boveglio.
e devo dire che sono zone bellissime. La zona dove ci sono questi fiori a Selvapiana la conosco. Conosciamo le nostre zone, vogliamo tutti bene alle nostre zone. Quando faccio poco, io facevo 100 km al giorno per andare a lavorare e tornare alla sera. Il problema è che se non facciamo qualcosa per queste zone, le zone muoiono. Muoiono. Io sono rimasta io a Selvapiana, c'è mia sorella, ho mio figlio. Quando noi moriremo, speriamo fra 2000 anni, io ci penso, queste zone sono destinate a morire, i comuni sono destinati a riunirsi, le comunità montane spariranno. Quindi dobbiamo veramente capire. Io personalmente ero contraria all'eolico per tutta questa distruzione che effettivamente sembra portare. Per il momento voglio un attimo sentire anche gli altri cosa dicono. Lo dico con molta tranquillità perché noi ci siamo proprio battuti contro l'eolico, anche con una campagna sul giornale quando erano iniziate le prime sull'eolico in questa zona. Però adesso vorrei un attimino capire bene, ad esempio nella zona di Selvapiana, se pensano di far passare dei camion è impossibile, devono buttare giù perlomeno mezza remeneglia. Non lo so comunque, quindi si vedrà. La mia domanda però, che a questo punto è una domanda tecnica, perché io vi ringrazio che siete venuti, anche perché se no più delle volte ci troviamo le decisioni fatte senza saper niente. La mia domanda è, sulla base di questi, diciamo, campi eolici, centrali eoliche, chiamiamole come vogliamo, già esistenti, io li ho visti in Francia andando verso la Spagna, io chiedo, gli insediamenti nostri urbani hanno delle conseguenze in termini di salute, pericoli, eccetera, e la flora e la fauna, voi avete fatto vedere una cosa bellissima, voglio sapere concretamente, ci saranno negli anni dei danni agli animali, agli uccelli, alle lepri, o la cosa tutto sommato non creerà un grande disagio ambientale? Questo lo chiedo perché io non lo so. Aspettate, scusate. C'era arrivato praticamente, perché qua di comitati come i nostri, c'è da dire che comunque ne sta nascendo un po' in tutta Italia, perché comunque sui crinali degli Appennini questi progetti stanno fiorendo, dalla Toscana piuttosto che all'Emilia. E sulla salute so che c'è un effetto per la bassa frequenza che queste pale hanno, e addirittura c'è il governo australiano, che ha comunque l'eolico è già da anni, che adesso ha proprio investito dei soldi per fare uno studio sulle conseguenze sulla salute, per cui c'è un punto di domanda. Non è che sia praticamente tecnico, insomma, mi sono letto un po' di cose, ma non è che un po' di somministrare la verità rivelata. Sì, sul discorso degli effetti dell'elettromagnetismo, credo che si definisca, di fatto è limitato però a una prossimità molto vicina. Molto vicina, e credo che questo impianto, la Selvapiana, a dove intendono realizzare il pali, ci sia una distanza di tutta sicurezza, quindi non ammettere, cioè, onestamente, non credo che ci siano rischi di questo tipo. Sul fatto invece di realizzare, cioè del fatto che, diciamo, dopo due o tre anni dalla realizzazione dell'impianto ritornino, come dire, i monti quali erano prima, io di nuovo non sono uno studioso, non sono un biologo come la Laura, però mi sono letto le osservazioni che ha presentato l'UWF su questo, e mi sentirei di escluderlo proprio perché sono un impianto di questa scala. È talmente, come dicevo prima, cioè, per mettere 14 pali sul versante di lì, per ognuno devono spianare una superficie uguale a metà di un campo da pallone, in più collegarli con una strada larga 5 metri che, se non sbaglio, sono tre macchine affiancate. Cioè, voglio dire, una volta rotto è chiaro che lì attorno probabilmente poi dovranno spostare nei posti dove ci sono le piante, nel versante di qua il progetto dell'equipe group prevedeva appunto, ad esempio, a venire qua verso Morigliassi, infilarsi, quella che era una faggeta, se non sbaglio, cioè veramente era demenziale, cioè, non c'è ancora, perché in effetti quello in ballo, da me, cioè, demenziale con gli aggettivi, non prenderci piano, era preoccupante. Cioè, a mio parere non ritorna come era prima, voglio dire, lei dirà, vabbè,
Nel senso che i profili dei monti come li vedi adesso è chiaro che non ci saranno più, nel senso che spianare 50 metri di, è chiaro che non verrà ripristinata così come era ondulato, urinale e quant'altro. L'orografia sì, non padroneggia molto il lessico. Comunque, secondo me bisogna anche ragionare in termini di benefici attesi, come diceva, è vero, bisogna fare qualcosa in questa situazione. Cioè, il fatto che più o meno ci siamo trovati con la Michela per dire su altre questioni, cioè, non ci conoscevamo nemmeno, adesso ci siamo trovati sulla questione dei